da dove non prendono. Medaglia, ennesimo arrivo della Coppa Sila, sei come al solito felicissimo, certo. dimmi. È stata un'esperienza, questa unica, quest'anno veramente unica. Ti stanno chiamando al telefono, lascialo stare, fallo squillare. Lo lasciamo scadere così. È stata bellissima perché è stato un proseguo di abbassare sempre il tempo e migliorare salita dopo salita, quindi io devo tutto a chiunque mi ha dato una mano a fare questo tempo, è stato fatto da chi mi ha aiutato veramente, come ad esempio ringrazio Daniele RD per l'assetto perché ha fatto un lavoro eccezionale, ringrazio Gianni Cozzo, il professore che motoristicamente è il top. Ringraziamo tutti gli sponsor, se facciamo una ripresa, certo. Diciamo un po' intorno alla macchina. Che sono tutti arrivati insieme a te alla Coppa Sila, alla 42esima Coppa Sila. Abbiamo vinto per la terza volta la Coppa Sila, insieme ai nostri sponsor. Terza vittoria alla Coppa Sila. Sì. Non c'è niente da dire. C'è da dire che sono vicinissimo a Daniele perché per me è un maestro. Grandissima lotta fra di voi. Daniele è il mio maestro di guida, la verità, su questo non posso, e quindi mi dispiace per quello che è accaduto sul tracciato. Però sono certo che se saresti arrivato sopra sarebbe stata bellissima. Quindi gli mando un bacio. Bene, grazie e all'ennesima Coppa Sila dell'anno prossimo. Ciao. Vai, Stefano!